ragazzi e ragazze. Certamente sì. Allora, oggi siamo qui perché The Aquarius siamo qui perché il buon Daniele è caricato, di cui vi lasciamo il link sotto in descrizione, ragazzi, ha fatto un video tag riguardante le Midcloth versione V4, ovvero le armature divine, quelle bagnate dal sangue di Atena, per chi non lo sapesse. Poverino. Poverina, quindi facciamo questa classifica. Naturalmente il video sarà corto perché sono pochi. Sono 5, quindi ragazzi. Non durerà molto. Se noi ogni tanto ci dilunghiamo. Anche se però io una premessa adesso la voglio fare. Sul. Vuoi fare una premessa un attimino? Nel senso, sono bellissime le armature divine, però, per esempio, a me personalmente, adesso forse qualcuno non. Non piacerà la cosa che dico, però a me non sono mai piaciute. Per la diversificazione delle armature, cioè vedere per esempio l'armatura di Pegasus trasformata in divina con le ali ha un senso, vedere quella di Fenix trasformata con le ali ha un senso, così come insomma le altre armature che prevedono le ali. Cigno. Ma per esempio Andromeda mettere le ali, no, non ha senso, come per esempio a Cancer o a tutti i Cavalieri d'Oro di Sword of Gold, che a tutti quanti praticamente spuntano le ali. No, forse caso è proprio no. Però tutti. Non ha senso, cioè secondo me sarebbe stato più figo fare le armature così come sono, renderle magari sì un po' diversificate, un po' più ricche di dettagli, di vari dettagli insomma intorno, renderle naturalmente più potenti, ma non a mettere a tutti le ali perché l'ala dà del divino. Vabbè, insomma. Perché loro dicono gli angeli hanno le ali, insomma, penso per questo poi. Vabbè, non lo so, comunque. Però secondo me questa è stata una scelta un po' banale, diciamo così, nel senso che okay, abbiamo fatto le ali, facciamole a tutte, se sei divino le ali. Siete divini voi, io no, purtroppo la luce non c'è. Cioè, se io dovessi prevedere l'evoluzione di un'armatura, magari bagnata dal sangue di Atena, che poi mi andrà a diventare divina, già so che avrà le ali, perché quando sei divino ha le ali. Matematico, ragazzi, basta il matematico. Secondo me non c'era bisogno di fare questa cosa. Allora, adesso visto questo, passiamo insomma alla classifica. Ragazzi, non so se state vedendo The Voice, una serie così, non c'entra nulla adesso questo con i Cavalieri, però è bellissima, ne parleremo. E se non l'avete vista, guardatela. Vedetela. Allora, ragazzi, torniamo a noi. Esatto. Allora, vai, iniziamo. Allora, iniziamo con quindi il quinto posto, giusto? Ok, vai. Allora, quinto posto io metto proprio Andromeda. Perché metto Andromeda? Siamo d'accordo per una volta. Metto Andromeda, ragazzi, uno per il discorso che non mi piace proprio il come è fatta l'armatura. Non lo so, mi dà una sorta di insetto, non lo so, con quel non piace. Poverino. Non piace come è stata pensata e poi il colore come poi ha detto anche buon Daniele, che insomma è poco usato, ragazzi, il colore non è il colore dell'armatura di Andromeda, e cioè è appena percettibile il colore, non so, sì, se sembra un po' un film con degli effetti. Guarda, anch'io l'ho messo per ultimo Andromeda perché vedo sembra un glicine. Esatto. Quel violetto chiaro, proprio glicine. Esatto. E poi non mi piace neanche la colorazione della pelle, però anche la pelle mi sembra troppo chiara. Ma proprio morto. Sì. Ma la pelle ci può anche stare, però secondo me il colore la fanno sempre bianchissimissimissimi. A parte che secondo me per l'armatura di Andromeda, adesso se andiamo, perché stiamo parlando delle versioni anime dei Midcloth, se andiamo a vedere le armature di Andromeda non riprendono mai il vero colore che c'è nell'anime appena lo iniziamo a guardare. E forse quella che lo riprende di più come colorazione è proprio quella classica, cioè la vecchia, la vintage. Non so, purtroppo. Quella era quella che diciamo serve per il colore più somigliante a quello che poi noi vediamo nell'anime, mentre anche nei Midcloth, anche nel Revival, che per carità il Revival migliora un po' la situazione, però non è mai il colore che poi noi andiamo a vedere nell'anime. Passiamo al quarto posto. Per il quarto posto io ho inserito Seiya, ragazzi. Forse perché è il primo uscito, che se poi non è, voglio dire, non è che è brutto, ragazzi, è sempre un voglio dire, ha il suo perché. Anche quello della Great Toys, tra l'altro, però qui parliamo delle versioni Bandai. È il primo, si difende bene, però si vede che è il primo che è stato fatto, insomma. Poteva essere anche i colori dell'armatura, come ho detto, potevano essere fatti meglio.
Che c'è? Niente. Attenzione, forse lei l'avrà messo come prima e quindi non è d'accordo, non lo so. Però per me al quarto posto c'è Seiya. Allora, invece per me al quarto posto c'è Crystal. Perché? Non lo so, devo fare una lista, questo 5, perché a me piace Crystal, mi piace molto in realtà. Però ecco, pure lui da qualche parte va messo e lo metto come quarto. Perché davanti a lui ci sono cavalieri che mi preferisco. Non c'è una motivazione specifica, è proprio così a gusto. Sì, io ma perché io adesso lo metto adesso al terzo posto e metterò proprio lui, Yoga. Perché? Perché oddio, alla fine, come dice lei, una classifica qualcuno lo devi mettere prima e qualcuno lo devi mettere dopo. È fatto bene, migliora anche alcune parti in confronto alle versioni vecchie, anche perché poi prima si veniva comunque dai V2 normali, poi sono stati fatti ristampati, cioè è un processo. Noi per esempio adesso non l'abbiamo detto, noi non li abbiamo più i V4, perché nel momento in cui c'erano gli X abbiamo, diciamo così, svuotato la nostra collezione, e quindi li dovremmo rifare. Noi aspettiamo se ne fanno una versione un po' aggiornata, non neanche quella del decimo anniversario, a noi non è che proprio sono piaciute al massimo. Ma ragazzi, lo spazio è quello che è. Lo spazio è quello che è. Detto questo, ragazzi, io al terzo posto metto i dracobetti, i drabocchetti, metto Crystal. Va bene, allora, poi invece al terzo. Ah, lo devo dire. Tutto a posto, ragazzi. Ragazzi, questa è la quotidianità, ragazzi, cioè, lei durante tutta la giornata è così, ragazzi, capite? È un problema andare in giro da soli, eh. Comunque, quindi, se vi interessa, conoscete persone così e volete sapere come approcciarvi, posso farvi un corso, ragazzi, e vi spiego come approcciare con le persone così. Grazie, bravo, bravo, è sempre utile aiutare i più svantaggiati. Certo. I più disagiati. Allora, ragazzi, al terzo posto invece metto Phoenix. Che è bellissimo, è bellissimo, è quello, alla fine è vero che si avvicina di più all'anime, però io quei colori su Phoenix, no, non mi piace Phoenix dorato, su quelle tonalità, non mi piace per niente. Ragazzi, questi sono gusti, però è bellissimo, i capelli, il viso, però non lo so, quei colori dell'armatura che hanno fatto, quel giallo dorato, non mi piace per niente. Allora, secondo posto. Secondo posto, ragazzi, Sirio il Dragone, perché? Oh, siamo d'accordo anche qui. Allora, uno perché... Attenzione, ce la faremo al fine del video. Allora, secondo posto perché? Uno, il mito è fatto benissimo, d'altronde tutti gli altri sono fatti altrettanto bene. Però, no, questa è una cosa mia personale, io avrei voluto vedere le ali nell'armatura del dragone sin proprio dagli albori, nel senso perché un drago deve avere le ali. Quindi a me sarebbe piaciuto vedere le ali sull'armatura del dragone molto prima, già nella versione, diciamo così, nella V1. Però non è stata ideata, quindi giustamente il mito non le prevede. Ma lui la farà, ragazzi. Quindi quando ho visto, quindi vedere poi un'armatura del drago comprensiva di ali, a me ha fatto molto piacere, quindi stimola l'armatura del dragone divina proprio per questo. E poi, ragazzi, insomma, il mito è fantastico, è fatto, sì, bene, è anche nella versione del decimo anniversario, quindi nulla da dire. Viso molto bello, praticamente fra tutti i personaggi, poverino, l'unico che se la prendeva in saccoccia è Andromeda, perché andasse a lei, a lui. In che senso? Perché in teoria fra tutti è l'unico che non dovrebbe avere le ali, va. Ah, beh, se ritorniamo al discorso di prima, sì, è l'unico che... Cigno ha le ali, Pegasus ha le ali, Phoenix, la Fenice ha le ali, Andromeda, poverino, sa che avanza a coccia. Però va bene, ragazzi, però anche a lui sono state date, quindi nessuno, sotto, non si impegna nessuno. Allora, vai, anche io ho detto il secondo posto, quindi... Quindi, ragazzi, ne è rimasto uno, quindi per esclusione è normale che per me al primo posto c'è il chi della Fenice. Certo. Perché io invece trovo che sia proprio il migliore sì, uscito. Sì, è anche più simile, però quei colori... È uguale, ragazzi, è uguale. Tutto fantastico, viso fantastico. Lui è un po' cupo, così con quei colori. Io lo metto chiari. Al primo posto assolutamente per quanto riguarda le versioni divine delle armature. Invece io al primo posto ho messo Pegasus. Tu l'hai messa all'ultimo, al quarto, non ricordo, sei stato molto cattivo. Al penultimo. Perché a me invece piace molto e quindi lo metto al primo posto.
Poi ragazzi c'è sempre la storia, perché anche perché i protagonisti degli anime non sempre sono i più amati, anzi di solito sono i più odiati. Ad esempio non so se sapete che Goku è uno tra i più odiati, perché viene amato molto più Vegeta, e anche nei Cavalieri spesso è il più amato è Ikki e non Seiya. Beh, perché Seiya risulta antipatico a molti, a me no personalmente, neanche Goku. Invece a molti Seiya risulta antipatico, ma così proprio per i protagonisti dei vari anni. Non risulta antipatico, però potrebbe risultare antipatico perché tutti i poverini stanno lì, soffrono, morti, ammazzati, e Athena chiama solo Pegasus. Pegasus, ma perché sì, gli altri poverini? E magari uno dice, ma vedi i Morelli, l'altro non si fila mai, e uno magari può prendere un po' di antipatia verso Pegasus. Ma forse diciamo perché i protagonisti alla fine vincono anche perché poi aiutati anche dagli altri, mentre magari ci sono alcuni personaggi che riescono poi a farcela da soli, tipo Ikki o tipo Vegeta. A me fra i cinque il preferito è Ikki, perché comunque è così un po' tenebroso, non lo so, più forte, non lo so, per piacere. Comunque ragazzi, notizie fresche, sono uscite le foto del Meat Cloth e del Orion. Di Orion, di Siegfried, ragazzi, della serie. Ancora di non hanno aperto i preordini, però. No, assolutamente non c'è ancora nulla di ufficiale, quindi speriamo. Ad oggi, che è praticamente, mentre stiamo registrando, è 31 luglio. Non sono aperti i preordini ufficiali, quindi speriamo, ecco, credo che a breve comunque arriveranno, anche perché di solito quando escono le foto poi non passa molto dall'arrivo del pre-order. E speriamo che insomma non ci sia sempre questa rottura di scatole, esatto, con il minimo di ordine. Ma stiamo ricevendo un sacco di messaggi per quanto riguarda Crisaura e Crisna, e ragazzi siamo full, ci dispiace. Tutte le copie che abbiamo prenotato sono state purtroppo in questi casi, ragazzi, che prima arriva meglio alloggia, ci dispiace, ma non purtroppo con i Cavalieri non abbiamo più, cioè. Purtroppo con i Cavalieri non c'è più margine, perché ne fanno prendere poche copie e di solito non c'è nessuno che non conferma poi il pre-order in questi no casi, da quando noi facciamo questo lavoro i Cavalieri e i robot sono quelli insomma per la maggiore, esatto. Ragazzi, torneremo con The Boys, è una serie, ragazzi, sì, se non l'avete vista, come ho detto all'inizio del video, guardatela molto, molto a noi è piaciuta molto, è un po' alternativa, più 18, quindi forse per quello piace, mi è piaciuta, no raga, non per i bambini, ragazzi, assolutamente è supereroi, però è esatto, bella cruda, faremo bella un video dedicato nel caso, sia in violenza che in scene un po' così porto, quindi ecco, no, assolutamente i bambini no. Esatto, nel frattempo stiamo aspettando il nostro Mr. X, perché ci deve fare una sorpresa e noi a nostra volta poi la faremo a voi. E detto questo, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like. Mi sono incartata, ragazzi, naturalmente sì, e iscrivetevi al canale, assolutamente. E niente ragazzi, ci vediamo. Se volete donarci una villa di 500 metri quadri con 3 piscine, 2 sale otti, esagera, una piscina va bene, un elicottero personale e 4 una auto, piscina va bene, una casettina con una piscinetta, chissà meglio di noi. Allora ragazzi, niente, a parte gli scherzi, ringraziamo Daniele, però l'elicottero personale sì, perché è fondamentale nelle giornate di traffico. No, l'elicottero è pericoloso. Ringraziamo il buon Daniele per averci taggato. Salutiamo Giovanni, Salvatore. Sì, naturalmente non siamo stati taggati solo noi, quindi troverete questa classifica da noi fatta un po' così scherzando, però la troverete insomma oltre che nel canale di Daniele anche nel canale di Giovanni, Salvatore, Pietro vuole fare le classifiche, non lo so, no. Pietro devi fare le classifiche anche tu, riusciti anche tu, certo. E detto questo ragazzi, un saluto a tutti i nuovi iscritti, salutiamo tutti i nuovi iscritti, un bacione a tutti, grazie mille, esatto, ai vecchi, ai nuovi, ai futuri iscritti, Gerardo, Erix, tutti quanti salutiamo, sì, ragazzi, sempre tutti, veramente sono tutti sempre tanto carini con noi, assolutamente, Antonio, insomma siete tantissimi, noi vi ringraziamo, la famiglia cresce, quindi grazie, detto questo basta, ci togliamo dalle scatole, ciao a tutti, ciao.